Dici sempre che Rufy ha la morale che segue il cibo, ma se il cibo glielo porgesse un malvagio, che cosa succederebbe a quel punto? Sarebbe un plot twist possibile in futuro nell'opera? Ecco, questa qui è una domanda che ultimamente mi sta arrivando molto spesso. Credo fosse proprio ieri o l'altro ieri che anche su Instagram è arrivata nel forum quello delle domande, ho infatti dato una risposta più o meno generale. A questo punto espandiamo, no, il concetto. Allora, partiamo da una base. No, così ci mettiamo tutti pari livello, a livello proprio di nozione. Rufy da sempre persegue l'ideale del cibo come elemento di condivisione. Non a caso ogni arco narrativo termina e ha proprio il momento di culmine dell'amicizia, della solidità dei rapporti, eccetera, eccetera, quando si fa la mega festa tutti quanti insieme, oppure si fa il mega pranzo tutti quanti insieme. È un po' il coronamento, no, dei nuovi legami che Rufy ha stretto con varie persone durante quell'arco narrativo, no? Quindi c'è questa cosa, Rufy vede molto il cibo come elemento rappresentativo e simbolico. No, tecnicamente un brindisi, quindi un elemento sempre legato ai festeggiamenti, al cibo, che ha sancito la fratellanza con Sabo e con Ace. Quando parla di essere un pirata, parla dell'essere un eroe, utilizza il cibo come metafora. Quindi, quando Jinbe dice non vuoi essere l'eroe di Fishman Island, lui dice no, l'eroe è quello che condivide il cibo. Io sono un pirata, il cibo lo voglio tutto per me. Quindi, c'è, no, questa cosa che per lui il cibo è molto importante. Quindi, data questa premessa fondamentale, andiamo un po' più nello specifico, cioè il fatto che in molti archi narrativi tutto ciò che Rufy fa avviene perché qualcuno gli ha offerto del cibo e gli ha chiesto aiuto in un modo o nell'altro. L'esempio più eclatante, secondo me, è Dressrosa. Lui non va a Dressrosa per sconfiggere Doflamingo. Il piano non prevedeva la sconfitta di Doflamingo e Doflamingo non gli aveva fatto niente fino a quel momento. Lui decide di combattere direttamente Doflamingo per un semplice fattore. Rebecca nel Colosseo gli ha offerto del cibo, gli ha dato da mangiare quando lui aveva fame e si è privata lei del suo cibo, restandone senza. Lei, che ha una condizione familiare, economica, sociale devastante, gli dona quel poco cibo che ha. Lui è contento di questo cibo che ha ricevuto e a quel punto decide di aiutarla. Capisce i problemi della ragazza, entra in empatia con lei grazie a quella condivisione di cibo e decide di eliminare il problema che la ragazza ha. E il problema della ragazza è Doflamingo. Questo è l'esempio, secondo me, più importante dell'opera, perché è il più immediato, è il più efficace. Fino a quel momento ogni volta c'era proprio il nemico di turno che gli andava contro. Qui no, è Rufy che prende e va contro il nemico, cioè lui ci va. È la prima volta in cui lui va addosso al nemico e non è il nemico che va addosso a lui. Quindi è per una volta attivo al conflitto che si crea nell'isola. Ecco, per questo di solito utilizzo Dressrosa come esempio lampante. Se però Rebecca fosse stata effettivamente un nemico negativo, chiaro che Rufy avrebbe aiutato una persona malvagia che però le ha dato il cibo. La domanda che mi sta arrivando ultimamente è questa: cioè, è possibile che in futuro Oda faccia un ribaltamento di questo concetto e faccia in modo tale che sia un malvagio a dare del cibo? Che vi dico, non è solo un plot twist possibile. Questo plot twist c'è già stato, Oda l'ha già utilizzato 20 anni fa. Perché quando Rufy entra nella Grand Line con la sua ciurma, quindi arrivano i promontori gemelli, salutano Crocus, salutano Lovon, caricano sulla nave Bibi, vanno a Whiskey Peak. A Whiskey Peak ci sono tutti, no, i cacciatori di taglie che inizialmente non sanno essere cacciatori di taglie, sono lì, si fingono cittadini di Whiskey Peak, c'è la suora, c'è il sindaco, ci sono tutte le figure, no, che dovrebbero avere una città. Bene, gli danno del cibo, gli danno da bere, fanno la mega festa. E già qui si crea quella contrapposizione ideologica, perché per tutti i viaggi di Luffy la mega festa è alla fine, non è all'inizio. Infatti noi lettori già possiamo farci, no, questa domanda del tipo strano, strano che la festa sia già partita come arrivano sull'isola, che non sia stata dopo. Ma magari è un momento di passaggio, magari chi lo sa è semplicemente un riempitivo. Magari la mega festa arriva dopo. Invece no. Perché? Perché quei personaggi sono cacciatori d'Italia della Baroque Works. Sono estremamente interessati a prendere Bibi e a farla fuori. Sono i nemici. Ma Rufy non lo capisce questo.
E non lo capisce nessuno nella ciurma, a parte Zoro, perché tutti crollano, assuefatti dal cibo, dall'alcol e dalla festa, e quindi i cacciatori d'Italia possono agire indisturbati. Zoro invece si ridesta, perché è quello che ha una resistenza all'alcol maggiore rispetto al resto della ciurma, e inizia a combattere i cacciatori d'Italia. Cosa succede a quel punto? Luffy si risveglia, vede, no? Quelli che gli hanno offerto il cibo, che sono stati tutti sconfitti da qualcuno, e va nel panico, vuole vendicarli. Dice: no, questi mi hanno dato il cibo, sono buoni, sono miei amici, perché abbiamo festeggiato insieme, abbiamo brindato insieme. Ricordiamo il valore che ha il brindisi nel personaggio di Luffy. Chiaro, un valore che noi nell'opera lo scopriamo dopo, ma adesso, ripensandoci retroattivamente, quindi in chiave retrospettiva, sapendo quello che per lui ha, no, come valore il brindisi, il cin fraterno, il legame, il fatto di diventare compagni. Tra Nakama, tra sottoposti della flotta, tra fratelli, una roba pazzesca. Lì a Whiskey Peak lui si sente tradito in quello. E sbrocca, Luffy sbrocca, cerca responsabili di chi ha causato la sofferenza dei suoi cari. Dei cari amici, ovviamente. Ne interroga uno che è più o meno svenuto, ma abbastanza cosciente da parlare, dice: è stato il cacciatore dei pirati Zoro. Luffy sbrocca. Luffy sbrocca e Whiskey Peak inizia a combattere con Zoro. Perché? Perché c'è stato questo fraintendimento, cioè Zoro sta facendo del bene a persone negative, cioè nel senso sta combattendo i malvagi di turno e lo sta facendo per difendere i propri compagni e Bibi. Luffy, che non ha capito questa cosa, pensa che Zoro sia impazzito e stia combattendo delle persone buone. E iniziano a combattere tra di loro. Iniziano a combattere tra di loro, poi arrivano, vabbè, gli ufficiali della Baroque Works. Luffy e Zoro menano anche loro per continuare a menarsela tra di loro, perché la gag è bellissima, poi arriva Nami che insomma scopre di Bibi, bla 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 bla, e avviene quello che avviene con poi l'arrivo di Nico Robin. Questo è Whiskey Peak. Quindi è già successo. È chiaro, potrebbe riproporlo in futuro? Sì. Mi piacerebbe vederlo riproposto in futuro? No, perché io sono dell'idea che riproporre troppo delle cose già fatte vada bene fino a una certa. Whiskey Peak è un gioiello per questo motivo, perché è l'arco narrativo che va completamente a decostruire la struttura base di tutta l'opera One Piece. È un po' come, diciamo, tutto il discorso di Foxy e dell'arco narrativo di Foxy, quindi Long Ring, Long Land. È quel tipo di intermezzo unico, e in quanto unico, è un gioiellino. Riproporlo andrebbe a togliere valore a quello che c'è stato prima, secondo me. Per cui no, c'è quello, c'è già stato nell'opera. Chiaro che dopo 20 anni, forse anche più di 20 anni da quel capitolo, no, sicuramente più di 20 anni da quel capitolo, perché quel capitolo è del 2000, più o meno, siamo nel 2000, quindi di 22 anni fa. Chiaro che nella mente delle persone Whiskey Peak non sia poi così importante, perché della Baroque Works, no, ti ricordi, so, Little Garden con i giganti, ti ricordi Drum con Chopper, ti ricordi Alabasta, ovviamente. Non pensi mai a Whiskey Peak, però c'è Whiskey Peak, è bella anche per questo. Quindi c'è già stato. È stato pazzesco, secondo me, in tutti i sensi, sia narrativamente parlando che tematicamente parlando. Io non mi piacerebbe vederlo riproposto. Può riproporlo, assolutamente. Magari con qualche sfumatura diversa rispetto a Whiskey Peak, per carità. Certo, però non lo so, sono combattuto sul volerlo vedere o meno di nuovo. Però cavolo. Beh, bella Whiskey Peak. È sempre bello riprendere, cioè, quando no, degli elementi così di domande attuali, di domande poste sugli sviluppi attuali e futuri dell'opera, degli ultimi archi narrativi che possono essere, appunto, lì, non so, un rimando a Little Garden quando si andrà a Elbaf, in cui Loki in teoria dovrebbe essere cattivo e si potrebbe giocare con quella cosa. No, non lo so. Beh, è bello ripensare a ciò che c'è stato 22 anni fa, tipo Whiskey Peak, tipo Little Garden, sono delle perle molto belle, che purtroppo la gente tende a dimenticare perché si pensa di più alla potenza espressiva moderna e non a quello che c'è stato e che ha portato in realtà l'opera al successo che ha avuto oggi, perché senza la macrostrutturazione della saga di Alabasta, composta da tutti quei bei archi narrativi lì, One Piece non avrebbe avuto il successo che ha avuto. Quindi, per fortuna che c'è stato Whiskey Peak, per fortuna che ha avuto la struttura che ha avuto e l'impatto che ha avuto, peccato solo che ci si scordi della sua esistenza, però
Sì, bella, tanta roba. Tanta tanta roba e bell'argomento tematico comunque assolutamente.